Una farfalla bianca un certo giorno ne vede quella palla cristallina che rispecchiava come una vetrina tutte le luci e tutti i colori, le diede incontro e la chiamò: sorella, fammi vedere mira quanto sei bella, il sole, il mare, l'albero, i fiori, l'aria che t'accompagnino nel volo. E mentre... Mita Medici qui con noi a Campi Salentina, la città del libro 2011. Che clima ha trovato? Beh, un po' grigio, piove. No, ho capito la domanda, ma è bellissimo. Io a parte ho visto così tanti ragazzi di varie età, tutti insieme, in un posto dove si promuovono, si vendono libri, è una cosa meravigliosa, sembra quasi una cosa futuribile, non appartenga al presente, invece è il presente. Ed è bellissimo. Lei ha detto a questi ragazzi oggi: la cultura è la vita, ma anche il teatro è la vita. Il teatro, proprio l'altro giorno sono andata a vedere un film bellissimo che consiglio anche ai ragazzi, si chiama Anonymous, su William Shakespeare, diciamo, su una delle tante leggende che contornano William Shakespeare. La cultura è tutto un insieme di cose, perché il teatro nasce da qualcosa di scritto, a parte il teatro dell'arte, insomma, che nasceva in maniera estemporanea, però, ed è così importante perché ti fa vivere tante vite, anche a chi lo segue, non solo chi lo fa. Noi chiaramente ci immedesimiamo nei personaggi, nelle storie, nelle epoche diverse, che però ti riportano sempre al tuo intimo, al tuo privato, alla tua vita. In qualche modo ci si riesce a guardare dentro, e quindi non lo so, io, è difficile spiegarlo, perché quando si fa è una gioia. È bello poi vedere la partecipazione in questi eventi così importanti come quello appunto della Città del Libro, interamente dedicato al libro e alla cultura, in un periodo particolarmente difficile in Italia per la cultura. Ma infatti per questo ti voglio dire, mi sembra di essere in un film di fantascienza bello, cioè nel senso che in un momento così difficile oggettivamente per il mondo forse intero, però in cui veramente si è trascurata troppo un aspetto che invece è la bandiera di un popolo, la cultura, la propria cultura, il sapere, il saper scegliere, il saper decidere, si riesce ad avere solo con la conoscenza, non con le conoscenze, non so se mi spiego, ma con la conoscenza, leggere, vedersi, incontrarsi, andare al cinema, andare a teatro, viaggiare, e allora poi tu puoi fare una sintesi quando torni a casa tua e capire cosa va e cosa non va. Per cui, questa è una bellissima iniziativa. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. In una cittadina piccolina. Sono bella, sì, ma duro troppo poco. La vita mia rinasce per un giorno, sta chiusa in una goccia. Tutto quanto finisce in una lacrima di pianto.